Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Beh ragazzi, passi anche il concetto che la Juve ruba, passi il concetto che la gestione dei cartellini è sempre favorevole alla Juventus, ma un concetto chiaramente non può passare, soprattutto quando ha dimostrato dei fatti. Quello che è il concetto che alla Juventus vengono regalati i rigori, che prendono più rigori a favore chiaramente rispetto agli avversari. Beh, questo concetto andiamo un po' oggi a distruggerlo, così almeno uno speriamo che entri nella testa dei nostri amici antijuventini. Con questo video poi, ma non la sigla, poi ne parliamo. Ho riscoperto la settimana scorsa, anzi questa settimana, ma questo video poi lo metterò settimana prossima, quindi è un discorso un po' di temporalmente un po' particolare. Ho scoperto un articolo di goal.com che rimanda i dati di Optapaolo, che ha stilato una classifica di rigori nelle partite giocate, una classifica di chi ha ricevuto più rigori a favore negli ultimi 10 anni. Beh, Optapaolo ha fatto una classifica in riferimento a 30-34 squadre più o meno, ma a noi non interessano le squadre minori o comunque dopo la decima posizione. Ho ritagliato di questo articolo le prime 10 posizioni con rigori per partite giocate. Bisogna dire che tutte tranne una squadra hanno le stesse partite, perché il campionato è uguale per tutti in fatto di partite, tranne una squadra che ha fatto un anno di B, pertanto le partite sono un po' meno, ma c'è comunque dentro questa classifica. Quindi il rapporto è quella che ha preso più rigori in realtà, anche se poi come numero assoluto, valore assoluto chiaramente è uguale. E allora andiamo a vedere quelle che sono le squadre, vediamo dove va la Juventus, che spesso viene appunto indicata come quella che prende più rigori a favore e tutto quello che ne consegue. Decimo posto, Udinese, 50 rigori in 354 partite. Questo 354 è comune a tutte tranne la squadra che vi ho detto, che poi vi dirò. Genoa, nono posto, con 52 rigori in 350 partite. Ottavo posto, l'Inter, con 53 rigori in 354 partite. Bisogna dire che l'Inter in effetti ha ragione a lamentarsi di non essere quella più favorita, e questo bisogna dargliene atto. Settimo, ecco qui quella che ha giocato 315 partite, quindi un campionato in meno se non erro, ed è il Cagliari, 53 in 315, però come in rapporto chiaramente sono molte di più, perché ha molte meno partite e ha gli stessi rigori a favore delle squadre prima, dell'Inter in particolare, e così via. Ci siamo noi, sesto posto con la Juventus, Juventus che ha 58 rigori in 354 partite. Puntualizziamo subito una cosa, che ovviamente va anche in qualche modo a non discutere quello che sono i dati successivi, che i rigori si hanno anche perché una squadra è molto presente in area di gol avversaria. Una squadra offensiva, una squadra che domina, può essere anche la Juventus di per sé o comunque tutti i club che vedrete dopo, hanno tanti rigori anche perché dominano nell'area avversaria, quindi è più facile, è statisticamente più probabile che abbiano dei rigori a favore. Chiaramente una squadra che gioca in difesa è più probabile che conceda rigori agli avversari e non ne abbia mai. Quindi probabilmente un Chievo in questo caso non c'è, infatti non c'è, perché il Chievo, come sapete, è una squadra che è sempre stata molto difensivista e contropiede, quindi qualche rigore ce l'ha brutta, ma niente di, insomma, niente di che di trascendentale. Quindi siamo noi al sesto posto. Quinto posto, la Roma. Spesso detto la Roma, i romanisti, alla fine sono con 72 rigori in 353 partite. Non, no, memoria di questo 353, perché non il 4, evidentemente gli manca una partita di questo campionato, non saprei. Però sono parecchi di più rispetto a quella di Juventus, sono ben 14 in più, c'è già questo gap. Si passa da 50 e a 70 e. Roma. Quarto posto è Fiorentina con 74 rigori in 354 partite, quindi già un numero molto alto. Arriviamo sul podio e qua il podio lo apre la squadra che spesso ci... la squadra comunque, la frange di tifosi, insomma, media di questa squadra ci indica sempre come quelli con più rigori, ed è il Napoli. Napoli che ha avuto 76 rigori in 354 partite, quindi chiaramente qua 18 più di noi in questi ultimi 10 anni. Lazio, secondo posto. A pari merito col Napoli, in particolare questa statistica della Lazio, non me la sarei aspettata appunto, perché la Lazio sì è una squadra mediamente buona ma che non ha fatto grandi risultati, comunque evidentemente comunque un gioco portato ad essere molto offensivo ma anche a subire molto, evidentemente non me ne spiego altrimenti. 76 rigori chiaramente come pari merito appunto col Napoli in 354 partite. Primo posto la squadra che non ti aspetti, e quella che manca ma l'avete intuita, che è il Milan. Il Milan 79 in 354 partite. Sono quasi 80 rigori e sono più di 20 rispetto ai nostri. Bisogna dire delle cose, contestualizzare quelle che poi sono anche le vicissitudini, l'andamento delle squadre. La Juventus è una squadra che, se parliamo di ultimi 10 anni, probabilmente facciamo riferimento al fatto che negli ultimi 7, 7 qualcosa, la Juventus ha dominato. Quindi molto probabilmente la maggior parte dei rigori che ha ricevuto sono
sono in questi anni, ma per il motivo che ho detto prima, dominando è più facile spostare i vari centri in avanti, essere più presenti in attacco, infatti la Juventus ha fatto in più occasioni l'attacco migliore e quindi chiaramente anche avere più rigori a favore perché ci sono più motivi per subire rigore, più statisticamente probabili che avvengano. Il Milan ha fatto un po' il percorso contrario, in realtà è partito bene quei 10 anni fa, quando vinceva lo scudetto, quando comunque reggeva ad alti livelli, è andato un po' scemando e i rigori sono di meno, anche per la squadra è stato meno entusiasmante, anche se comunque qualche rigore è stato concesso, l'ultimo appunto con l'Higuaín che ha sbagliato. Il Napoli ha fatto un percorso simile al nostro in realtà, non avendo vinto ma ha sempre avuto un potenziale offensivo molto alto, con giocatori molto bravi. A livello offensivo penso prima a Cavani ma poi Higuain, adesso comunque con Mertens e con Meyabella è un giocatore, giocatori e gioco volto all'attacco, quindi chiaramente non mi stupisce per la statistica perché comunque ha giocatori che fanno molto brevi lì, talvolta è molto difficile fermare Mertens, Insigne e così via. Poi ci sono anche la Lazio, una squadra che comunque mediamente molto prima è sempre rimasta lì come livello, mai troppo basso mai troppo alto. E poi potrei continuare, Fiorentina è una squadra che ha giocato sempre molto a livello offensivo, mi è sempre piaciuta anche tra l'altro come gioco, pur non avendo fenomeni, ma non c'entra tanto il fatto di avere fenomeni o meno, ma c'entra il fatto di come ti comporti in campo, così come la Roma, anzi la Roma ha fatto per tratti, a tratti anche adesso con Di Francesco, ma anche con Zeman quell'anno, ma anche così anche con altri allenatori, ha sempre avuto un gioco volto all'offendere, nel senso ad attaccare, e quindi attaccando molto tanti rigori ci sono stati, uno lo ricordo anche contro di noi, se non anche più di uno, quello di Totti, insomma alla fine 3-2 famoso, e così via. Poi stupisce che ci siano delle squadre minori, tipo il Genoa Udinese, che sono squadre in effetti sempre volte alla difesa, ma effettivamente sono stati furbi e bravi anche a prendersi i rigori a favore in qualche modo, e così via. In ogni caso questo video qua sta a confermare una cosa, che non c'è nessun disegno intorno alla Juventus, la Juventus non viene agevolata col numero di rigori, perché se fosse così avrebbe avuto molti più rigori, perché effettivamente al sesto posto una squadra che negli ultimi 7 anni su 10 ha vinto sempre ed è sempre stata lì lì a pressare, a macinare punti e gol sugli avversari, è un po' pochino, ecco, dire la verità. Ma forse un po' pochino semplicemente perché non c'è nulla di tutto ciò, che tutto questo complotto intorno ai rigori. Non vado neanche a complottare contro il Milan, contro il Napoli che è terzo, non dico che c'è una gestione a favore loro, dico solo che qualche volta bisognerebbe prima guardare i dati e vedere se effettivamente questa squadra ha più o meno rispetto a un'altra. E la Juventus ne ha molti di meno rispetto a molte squadre, a 5 squadre che ho menzionato. Quindi, pur avendo vinto appunto, perché magari se la Juventus avesse avuto tutti questi rigori e poi avesse fatto schifo, magari sembra quasi che l'abbiano aiutata a raggiungere per poco dei risultati. Invece no, su 10 anni, 7, 7 e mezzo ormai li ha fatti a altissimi livelli, quindi effettivamente ha vinto non per i rigori, ma perché forse magari qualcuno deve farsi venire in mente che questa squadra è realmente forte e competitiva, come tutte le altre, comunque contando, in proporzione a quello che stanno facendo. E da questo ragazzi, ringrazio l'articolo di Gol.com e OptaPaolo, che dà sempre molte statistiche interessanti. OptaPaolo ve lo consiglio di seguire, perché sono statistiche e danno solo l'aspetto quantitativo, ma non qualitativo, di quello che viene chiaramente, che avviene in campo, ecco, diciamo così. E questo ragazzi, vediamo i prossimi giorni con i prossimi video, che saranno quelli che saranno, in attesa che questa pausa nazionale finisca, perché a me sta stufando ed è iniziato da pochissimi giorni, nonostante questo video arrivi più avanti, però pensate quanto sarò stufo quando pubblicherò il video. Ah, cioè veramente ragazzi, questa pausa nazionale è snervante, anche perché oggettivamente, lo dico con molta sincerità, le nazionali mi hanno fatto un po' perdere un po' di, cioè ho meno interesse nelle nazionali rispetto a tempo fa, perché non capisco la formula della Nation League e non capisco molte scelte anche della nazionale, non ha perso un po' di entusiasmo per tanti motivi e capita così. Forza di come sempre e alla prossima, ciao! Ale, Ale.